Quasi nessun'altra regione del mondo è accompagnata da tanti misteri come la leggendaria Isola di Pasqua. L'isola, isolata nel sud-est del Pacifico, ha dato origine a lungo alle leggende più mozzafiato. Sono soprattutto le colossali statue di pietra dell'Isola di Pasqua che hanno lasciato perplessi gli scienziati per molto tempo. Oggi tratteremo molti dei segreti dell'Isola di Pasqua, così come altri, e vi mostreremo i molti misteri irrisolti dei cosiddetti Moai. Prima di iniziare, assicuratevi di premere il pulsante Mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete nei paraggi per il numero 1, se volete sentire uno dei misteri più bizzarri di tutti i tempi. L'indovinello del Moai. Le domande più pressanti che sorgono di fronte a queste affascinanti statue di pietra sono: chi ha creato i Moai? A quale scopo servivano questi giganteschi oggetti? E cosa è successo ai creatori di queste favolose creazioni? Mentre la scienza non ha avuto risposte a queste domande scottanti per molto tempo, ora sembra che siamo arrivati molto più vicini a risolvere l'enigma dell'Isola di Pasqua. Prima di addentrarci in questo eccitante argomento, però, dovremmo prima dare un'occhiata all'isola stessa. Ufficialmente l'Isola di Pasqua appartiene al Cile, ma da un punto di vista geografico è stata attribuita più alla Polinesia. L'esistenza isolata dell'isola diventa ancora più strana se consideriamo quanto è lontana la terraferma più vicina. Se guardiamo più da vicino, la distanza tra la costa cilena e l'isola isolata è più di 3.500 km. La prossima isola abitata, l'isola di Pitcairn, si trova ad una distanza di più di 2.000 km. Inutile dire che l'Isola di Pasqua è una delle isole più remote del mondo. Questo rende ancora più sconcertante pensare a come gli uomini possano essersi stabiliti qui così tanto tempo fa e perché abbiano scelto quest'isola piuttosto che accamparsi sulla terraferma. Nonostante questa posizione geografica remota, l'Isola di Pasqua ha circa 7.750 residenti con casa permanente, ancora oggi. L'isola ha una superficie gestibile di soli 162,5 km². Come già accennato poco fa, sono le innumerevoli statue Moai che hanno sempre fatto dell'Isola di Pasqua il centro dell'interesse pubblico e scientifico. Fino ad oggi 887 di queste singolari figure di pietra sono state trovate sull'isola. Tuttavia le stime attuali suppongono che un tempo l'isola fosse adornata da più di 1.000 di questi colossi. Dato che gli esperti non hanno trovato nessun documento scritto contemporaneo durante la ricerca dei Moai, l'età esatta delle figure non è nota e non si capisce bene da quale periodo di tempo queste statue sarebbero venute. Le ipotesi degli storici vanno da poche centinaia di anni a qualche migliaio di anni e sembra che questo mistero si infittisca ogni volta che gli storici cercano di scoprire la verità. Tuttavia la maggior parte dei ricercatori sospetta che le figure colossali siano state probabilmente create intorno all'anno 1400. Questo è all'incirca il momento in cui la cultura degli indigeni ha iniziato a mescolarsi con i coloni più moderni. Grazie al loro design caratteristico, i Moai possono essere facilmente distinti dalle altre figure di pietra che si sono radicate nel tempo. Con i loro nasi lunghi, le orecchie quadrate, le mascelle angolari e gli occhi infossati, i colossi hanno un aspetto inconfondibile. Ciò che è particolarmente interessante è che per molti secoli la gente era fermamente convinta che i Moai fossero costituiti esclusivamente dalle loro gigantesche teste. Tuttavia, gli scavi successivi hanno portato alla sorprendente scoperta che i corpi delle imponenti statue sono stati nascosti nel terreno per tutti questi anni. L'affascinante forma dei colossi di pietra. Il fatto che le teste da sole costituiscano circa un terzo della dimensione totale delle statue è particolarmente impressionante. Mentre all'inizio sembrava che le singole statue fossero tutte identiche, uno sguardo più attento ai dettagli mostra che le rispettive figure hanno chiare differenze tra loro. Di conseguenza, le singole figure a volte hanno anche diverse posizioni delle mani, suggerendo che ogni statua è stata volutamente realizzata per essere unica. Anche i nodi che adornano il perizoma che alcune statue indossano sono stati disegnati individualmente. Oltre a questo, ci sono molte indicazioni che alcuni dei Moai
una volta portavano un cosiddetto pukau sulla testa. In un museo di Greenwich, per esempio, c'è un dipinto del 1775 che raffigura i Moai con il loro copricapo corrispondente. Non è certo se questi pukau fossero in definitiva un copricapo cerimoniale o un semplice copricapo, per così dire. Dato che solo pochissimi colossi di pietra erano dotati di questo tipo di copricapo, sembra che queste statue fossero speciali per una ragione o per l'altra. Ma questo argomento non è mai stato completamente scoperto. La dimensione media delle figure è di circa 4 metri, mentre in media pesano ben 12,5 tonnellate. La statua eretta più grande raggiunge un'altezza di quasi 10 metri. Oltre a questo, i ricercatori hanno trovato un Moai alto 21 metri sull'isola di Pasqua, che però non è mai stato completato. Questa statua è di gran lunga una delle più grandi che siano mai state trovate sull'isola. Per la creazione di queste figure leggendarie, i costruttori hanno utilizzato le risorse naturali dell'isola per dare vita a queste statue. Quasi tutti i Moai sono fatti di basalto, tufo rosso e trachite, una speciale roccia vulcanica. I materiali da costruzione necessari sono stati prelevati dalle pendici del vulcano Ranuraraku. Ciò che è particolarmente interessante è il fatto che quasi tutti i Moai guardano verso l'interno. Pochissimi, se non nessuno, guardano verso l'oceano. Questo orientamento quindi fa supporre che le figure giganti dovevano sorvegliare e proteggere gli isolani. Solo pochi Moai si discostano da questo schema. Una delle figure di pietra più emozionanti è stata battezzata Tukuturi. Questa è l'unica statua conosciuta sull'isola di Pasqua che mostra una postura inginocchiata. Alcuni ricercatori credono che questa figura unica rappresenti un cantore rituale. La posizione della figura di pietra è simile alla postura che la gente assumeva durante le feste sacre. Il vero scopo di questa particolare statua non è mai stato confermato. Tuttavia, la suddetta posa da cantante è la migliore ipotesi di molti storici. Come potevano essere spostate le statue? Quando gli europei misero piede per la prima volta sull'isola di Pasqua all'inizio del XVIII secolo, non potevano credere ai loro occhi. I marinai trovarono una popolazione di poche migliaia di persone sull'isola. Ci si chiese subito come mai così poche persone fossero riuscite a fare centinaia di figure, che pesavano tonnellate, per poi distribuirle su tutta l'isola. Una delle teorie più avventurose e controverse ipotizza addirittura che le enormi statue siano state create dagli alieni e poi spostate con una tecnologia futuristica. Come già accennato, tuttavia, indagini più approfondite hanno rivelato che il materiale con cui sono stati costruiti i Moai proviene senza dubbio dall'isola di Pasqua stessa. Nonostante questo, rimane l'eccitante domanda su come i giganteschi oggetti siano stati trasportati molti secoli fa. Anche gli scienziati vogliono scoprire la risposta a questa domanda. In ogni caso, questo mistero è altrettanto sconcertante quanto i molti misteri che circondano le piramidi egiziane. A questo scopo, un team di ricercatori ha costruito una delle statue negli anni 80, con gli strumenti che erano a disposizione della gente dell'epoca. All'inizio sembrava un'impresa impossibile trasportare poi l'oggetto completato, ma poco dopo, un team di archeologi americani è riuscito a spostare una replica di 10 tonnellate con relativa facilità. Così si è scoperto che i costruttori dei Moai erano probabilmente riusciti a portare le figure nelle posizioni previste con l'aiuto di corde e pura forza fisica. Per sostenere questa tesi, gli scienziati hanno spostato la massiccia statua in questo modo su una distanza di circa 300 metri. Mentre questo è certamente molto meno della distanza tra alcuni degli stati reali, alcuni dei quali sono distanti chilometri, è certamente un grande inizio per capire come queste statue sarebbero state ricollocate tutti quegli anni fa. Cosa è successo ai costruttori di Moai? Rimane la domanda su come i pochi indigeni dell'isola di Pasqua siano riusciti a produrre così tanti giganteschi colossi di pietra. Per venire a capo di questo mistero, un team di ricercatori ha condotto uno studio scientifico per ricostruire il numero massimo di abitanti durante il periodo di massimo splendore dell'isola. Il lavoro ha dato infine un risultato sorprendente. Infatti, fino a 17.500 residenti potrebbero aver vissuto sull'isola di Pasqua negli anni che circondarono la creazione di queste statue. Circa il 20% dell'isola potrebbe essere stato coperto da terreni agricoli che assicuravano l'approvvigionamento alimentare degli abitanti. Oltre all'agricoltura,
anche la pesca giocava un ruolo centrale nel fornire il sostentamento alla popolazione. Ma come è successo che questa civiltà emergente sia quasi completamente scomparsa nel corso degli anni? Se si dovesse seguire una delle teorie più diffuse, gli indigeni alla fine si sono scavati la fossa da soli. È probabile che grandi aree di foresta siano state abbattute per fare spazio ai Moai. Gli abitanti molto probabilmente credevano che le piante sarebbero ricresciute abbastanza velocemente da non sconvolgere il clima sensibile dell'isola. Questa supposizione tuttavia non è affatto vera. Il peggioramento della situazione ambientale avrebbe portato a gravi crisi di fame e sarebbero probabilmente scoppiate guerre civili. Tuttavia questa è solo una delle diverse teorie concepibili. Molti scienziati attualmente considerano più probabile che i costruttori dei Moai siano stati vittime di influenze esterne, piuttosto che di loro stessi. Da un lato questo include pericolosi agenti patogeni che sono stati portati sull'isola di Pasqua dai marinai europei, ma anche le incursioni sull'isola durante le quali gli europei cercavano nuovi schiavi potrebbero aver portato al rapido declino della popolazione. Quello che dobbiamo tenere a mente è che durante l'apice dell'isola di Pasqua gli esseri umani erano una specie molto diversa. In tutti i sensi, gli esseri umani erano come animali che sarebbero stati disposti a uccidere chiunque per qualsiasi motivo, affrontando pochissime conseguenze come risultato. Le persone viaggiavano da un'isola all'altra e schiavizzavano le persone che vivevano lì o reclamavano le loro vite, per poi rivendicare la loro terra per se stessi. Con questo in mente, molto probabilmente non sapremo mai con certezza cosa è successo agli abitanti dell'isola di Pasqua. La teoria che abbiano creato la loro stessa fine è certamente accattivante. Tuttavia, la causa più probabile della loro scomparsa è che siano stati semplicemente catturati o fatti fuori dagli europei. Lo scopo delle statue. Mentre abbiamo dato uno sguardo alla storia dei Moai e dei loro costruttori, vorremmo concludere con una domanda più pressante. Qual era lo scopo delle gigantesche figure di pietra? Nonostante le indagini approfondite, questo eccitante segreto non è stato ancora completamente svelato. Quello che è certo è che le statue non erano originariamente erette da sole, ma piuttosto rappresentavano parti di siti cerimoniali chiamati Au. Tipicamente queste strutture sacre sarebbero state costruite tra un villaggio e la costa. I ricercatori stanno ipotizzando che ogni insediamento sull'isola di Pasqua avesse anche un proprio complesso cerimoniale sacro. Il centro di questo sito sarebbe stato la figura del Moai, che era in trono su una piattaforma rialzata. Davanti ad essa c'era una rampa coperta di ciottoli che portava ad un'area livellata. I Moai probabilmente rappresentavano i capi tribali onorati dal tempo o gli antenati sacri degli isolani. Secondo la credenza della popolazione indigena, potrebbero aver funzionato come collegamento tra il mondo terreno e il regno dei morti. Questa ipotesi è supportata anche da alcuni rapporti storici. I relativi documenti raccontano che un tempo gli Aus ospitavano anche camere di sepoltura. Gli isolani avevano mezzi molto specifici per seppellire i loro morti. Prendevano il corpo del defunto e poi lo avvolgevano in un tipo speciale di tappetino. Una volta che il corpo era scheletrizzato, i resti venivano posti in una camera speciale in un luogo sacro. Quindi è ipotizzabile che gli impressionanti Moai agissero anche come guardiani dei morti. Con ogni probabilità, tuttavia, questa particolare forma di sepoltura veniva data solo ai membri più importanti della società. Con questo in mente, sembra improbabile che le statue siano state erette in onore di persone comuni. Invece c'è la possibilità che ciascuna delle statue sia stata eretta per rappresentare un eroe caduto da uno dei tanti piccoli insediamenti che vivevano sull'isola. Se questo è vero, potrebbe spiegare perché ognuna delle statue è leggermente unica da tutte le altre. Questo spiegherebbe anche perché alcune indossavano copricapi e altre no. Alla fine di tutto, questa non è altro che una teoria. E il vero mistero dietro queste strane statue di pietra probabilmente non sarà mai risolto. Fateci sapere cosa ne pensate. Quali sono i tuoi pensieri sulle affascinanti statue Moai dell'isola di Pasqua? Condividi i tuoi pensieri e le tue teorie nei commenti. Forse non sapremo mai veramente cosa è successo alle persone che vivevano lì, o perché queste strane statue sembrano aver avuto tanta importanza per gli abitanti. Tuttavia possiamo condividere le nostre teorie e forse insieme arrivare a una solida idea di ciò che potrebbe essere successo su questa strana isola tutti quegli anni fa. Prima di andare via, assicurati di premere il pulsante mi piace.
e di attivare la campanella di notifica per altri video. Per ora è tutto. Ci vediamo nel prossimo video.